We are in an emergency. Il volo Avianca 052 è in difficoltà. L'equipaggio è stremato. Sono sopra New York e hanno quasi esaurito il carburante. Possiamo atterrare? Sì, possiamo atterrare. Parla più forte, non sento. Stanno atterrando. Quest'incubo sta per finire. Carrello giù. Piano di planata. Ratio di discesa 150 metri. Il comandante cerca disperatamente la pista. Ma non la trova. Dov'è la pista? Non la vedo, non la vedo. Vengono investiti da una raffica di vento. Vento di taglio. Si stanno per schiantare. Alza il carrello. Non hanno più carburante. Non possono atterrare. L'aereo sta per cadere nei dintorni di New York. Come è potuto succedere? Neanche l'inchiesta chiarirà chi è il responsabile. South-southwest of Kennedy Airport, where the track brought up. Gennaio 1990. Un sistema di bassa pressione si avvicina alla costa nord-orientale degli Stati Uniti. Una grande perturbazione veniva verso est e si univa ad altre due, convergendo nell'area di New York e paralizzando il nord-est. È molto difficile atterrare con questo tempo. Bisogna cancellare o ritardare molti voli. Gli aeroporti si riempiranno di passeggeri infuriati. Nonostante le condizioni estreme, i responsabili del traffico aereo di Washington ordinano ai controllori di New York di far atterrare più aerei possibile. Il trasporto aereo è una risorsa essenziale e non vogliono essere costretti a cancellare troppi voli. Il loro lavoro è questo. Le linee aeree devono portare la gente da un posto all'altro. I controllori sono pagati per dar loro una mano. Da Washington fanno pressione sui controllori di New York perché accettino più voli rispetto ai margini di sicurezza. Nonostante la tempesta, vogliono che facciano atterrare 33 aerei l'ora. È assurdo. Le condizioni meteorologiche sono disastrose. Non possiamo usare la pista 13. Ma solo la pista 22. A causa del vento. 33 aerei l'ora sono troppi. Invece potete farcela. Molti voli internazionali sono già in arrivo. Bisogna farli atterrare. E i voli internazionali? Li tenete in attesa? C'è un forte evento di taglio, quindi avremo molti atterraggi mancati. La situazione è critica. No. Ho detto 33 aerei l'ora. Questa era la situazione nelle prime ore del mattino. Prima che l'aereo decollasse, c'erano tutte le condizioni perché ci fosse un incidente. Nelle ore successive la pista principale viene chiusa a causa della nebbia. Ora i controllori dell'aeroporto Kennedy non potranno far atterrare 33 aerei l'ora. In Colombia, 4.000 chilometri più a sud, è una bella giornata di sole. Tra i passeggeri del volo Avianca 052 per New York ci sono Miriam e Luis Montoya e le loro due bambine. Nestor Zarate sta tornando a New York da un viaggio di lavoro. Per telefono mi dissero di andare in aeroporto. Avrebbero fatto in modo di imbarcarmi sul volo diretto per New York. Li
L'ingegnere di volo Mattias Moiano fa caricare altre 6 tonnellate di carburante. In tutto ne vengono imbarcate 36. Sono sufficienti per il viaggio e per altre 2 ore di volo. Avianca 052, siamo pronti al decollo sulla pista 11. Alle 3 del pomeriggio il volo parte da Medellin con il massimo carico di carburante imbarcabile. Con 158 persone a bordo, l'aereo fa rotta per gli Stati Uniti. A New York il tempo peggiora ancora, rendendo quasi impossibili le operazioni di volo. Mantenete la rotta 230 e rimanete su Cameron. I voli internazionali non possono tornare indietro e devono girare intorno all'aeroporto in attesa di atterrare. Forte vento di taglio a quota 500 metri. I controllori devono gestire un numero crescente di aerei che si affollano nei cieli di New York. Mi puoi dare una stima dei ritardi? No, non è possibile. Ci sono ritardi indefiniti per il tempo e per gli atterraggi mancati. Sono tutti in attesa. Non posso darti una stima esatta. Non c'è modo di determinare i ritardi. L'aeroporto Kennedy ha solo una pista aperta e gli aerei sono in coda per decollare o atterrare. In queste condizioni estreme ci sono molti atterraggi mancati, il che fa aumentare i ritardi. Sul volo 052 non hanno idea della situazione. I piloti non conoscono le condizioni del tempo su New York e su Boston, il loro aeroporto alternativo. È inconcepibile che dei piloti non sentano la necessità di informarsi sulle condizioni meteorologiche e sul loro aeroporto alternativo. Il volo 052 è nello spazio aereo di Norfolk, in Virginia. Volano da 4 ore e mancano solo 40 minuti per New York. Il comandante è Laureano Caviedes, un pilota esperto che vola per la Avianca da 27 anni. Ma non parla inglese. Tutte le comunicazioni con i controllori di volo saranno gestite dal 28enne copilota Mauricio Klotz. Anche l'ingegnere di volo Mattias Moiano ha molta esperienza, ma vola sul Boeing 707 da soli 4 mesi. Erano piloti esperti e avevano già volato su New York per la Avianca. Conoscevano la rotta e tutte le procedure. Washington, qui Avianca 052, quota 11.000 metri. Avianca 052 è ricevuto. Virate a destra di 360 gradi. Ora vi do le istruzioni di attesa su Norfolk. Bene, viriamo di 360 gradi a Norfolk. Siete pronti a scrivere le istruzioni di attesa? Siamo pronti. Volate in circuito di attesa intorno a Norfolk. Rotta 174. Per i piloti cominciano i guai. Devono portarsi sull'Atlantico e volare in un circuito di attesa intorno a Norfolk. L'aereo percorrerà una traiettoria ellittica, attendendo ulteriori istruzioni dal controllore. Ma hanno carburante per 2 ore, quindi non si preoccupano. Il nord-est degli Stati Uniti è uno degli spazi aerei più affollati del mondo. I voli in arrivo vengono presi in consegna da una serie di controllori prima di ricevere l'autorizzazione ad atterrare in uno dei 3 aeroporti principali dell'area di New York: Kennedy, LaGuardia e Newark.
Il volo Avianca 052 passerà per più di 6 controllori, ognuno dei quali cerca di smaltire gli aerei in attesa e farli atterrare. Tempi di attesa indefiniti. Abbiamo già avuto degli atterraggi mancati sulla pista 22, che è l'unica rimasta aperta. La visibilità continua a peggiorare. Quanti aerei avete in attesa? Abbiamo 13 aerei in attesa e fra un'ora i ritardi saranno anche peggiori. I controllori devono gestire sempre più voli in attesa. Il volo Avianca 052 rimane per 19 minuti sulla costa della Virginia, aspettando l'autorizzazione a proseguire per New York. Avianca 052, scendete rapidamente di quota. Lasciate quota a 10.000 metri. Entro 3 minuti. Ricevuto. Scendiamo di quota entro 3 minuti. Finalmente si avvicinano a New York. Ma non hanno idea di quello che li aspetta. L'aereo è in avvicinamento a New York, ma i piloti non sanno che le condizioni sono proprio ai limiti minimi di sicurezza per le operazioni di volo. È una notte buia, con nebbia, pioggia e violente raffiche di vento. Come sono le condizioni su New York? Sono pessime. Abbiamo venti di taglio e molti atterraggi mancati. Potete gestire 30 aerei l'ora? Ci proviamo, ma non è facile. I venti sono in aumento. Il 20% degli atterraggi fallisce. L'aereo ha esaurito il carburante previsto per il viaggio e sta consumando quello di riserva. I piloti pensano di deviare verso Boston, l'aeroporto alternativo, che è a soli 340 km da New York. Washington, Avianca 052. Avianca 052, avanti. Ci sono dei ritardi su Boston? Ora controllo. Grazie. Il controllore di Washington chiede informazioni su Boston al suo assistente, ma poi viene distratto da altri aerei e dimentica la richiesta dell'Avianca. Mentre i piloti aspettano invano una risposta, la riserva di carburante si consuma rapidamente. Sollecitalo per Boston. Ci sono ritardi su Boston o continuiamo per New York? Avianca 052, i ritardi su New York sono di circa 30 minuti. Fra poco potrete avvicinarvi, poi rimarrete in attesa al massimo per altri 30 minuti. Volete ancora i dati dell'aeroporto alternativo? Su Boston? Devo controllare? Bene, scendiamo a 6.000 metri e attendiamo informazioni su Boston. Avianca 052. Boston è aperto se dovete atterrare all'aeroporto alternativo. Bene, attenda un attimo. L'ingegnere di volo calcola quanto carburante avranno dopo altri 30 minuti di volo. Prima ancora che possano rispondere, il controllore li manda su un altro circuito di attesa. Avianca 052, virate a destra e girate intorno a Cameron. Mantenete la quota di 6.000 metri. Ora l'aereo è sulla costa del New Jersey, in un'area nota come Cameron. L'aeroporto è a soli 70 km, ma sembra lontanissimo. Durante quella lunga attesa mi misi a pregare che ci facessero atterrare. Volevo scendere. Non ce la facevo più. Signore e signori, parla il comandante. Ci scusiamo per il ritardo, ma dobbiamo rimanere in attesa intorno a New York. Rimanete seduti con le cinture allacciate. Atterreremo fra poco. Grazie. Il comandante annunciò che dovevamo aspettare perché intorno all'aeroporto di New York c'erano molti aerei in coda. Sarà l'ultima comunicazione con i passeggeri. Da questo momento la situazione non farà che peggiorare.
Anche in una giornata tranquilla, con i controllori di New York c'è poco da scherzare. E non è una giornata tranquilla. Ci sono 39 aerei in attesa di atterrare e molti altri che devono decollare. Avianca 052, attendete ulteriori istruzioni. Avianca 052, ricevuto. Stanchi e nervosi, i piloti continuano a girare intorno a New York attendendo l'autorizzazione ad atterrare. Dopo più di 5 ore di volo, Luis Montoya non vede l'ora di atterrare e tornare con la moglie e le figlie nella sua casa a Queens. Quando il vuelo empezó a prolungarsi, cominciamo a sentirci a disagio. Mia moglie aveva sempre la bambina in braccio. Come molti altri passeggeri, eravamo nervosi e preoccupati perché nessuno ci dava informazioni. Finalmente il controllore dà loro il messaggio tanto atteso. La visibilità sulla pista è di 700 metri. Accettate l'atterraggio? Affermativo. I piloti pensano che sia finita, ma non è così. Per le condizioni del tempo e della visibilità, molti aerei prima di loro mancano l'atterraggio e devono fare un secondo tentativo. Il controllore ha brutte notizie per i piloti colombiani. Avianca 052. Virate a sinistra, rotta 230 e tornate su Cameron. Di nuovo in attesa. Rotta 230 in attesa su Cameron. Avianca 052. Parli pure, Avianca 052. Quali sono i tempi di attesa? Forse riesco a farvi atterrare. Attendete. Grazie. I piloti aspettano in silenzio, ma arrivano ancora brutte notizie. Ci sono dei ritardi, i tempi di attesa sono indefiniti. Avianca 052, virate a sinistra, rotta 090. Rimanete su Cameron. Sono già rimasti in attesa per 48 minuti. Ora girano per altri 25 minuti intorno a un altro punto di attesa, a pochi chilometri dall'aeroporto Kennedy. Si avvicinavano progressivamente all'aeroporto. Furono messi in attesa per 3 volte, cosa che può aver innervosito i piloti, che erano ansiosi di atterrare. E invece rimasero in attesa per 1 ora. Alle 8:55 la scatola nera comincia a registrare gli ultimi 40 minuti del volo. I piloti sembrano rassegnati. O forse troppo timidi per protestare. Poco dopo ricevono altre brutte notizie. Avianca 052, dovete rimanere ancora in attesa. Potrete avvicinarvi fra 20 minuti. Ora i piloti sono davvero nervosi. Ricevuto. Chiediamo la priorità, siamo senza carburante. Ricevuto. Quanto tempo potete resistere? Attenda un attimo. L'ingegnere di volo calcola il carburante rimasto. Possiamo rimanere in attesa al massimo per 5 minuti. Qual è il vostro aeroporto alternativo? È Boston. Ma ha troppi aerei in coda. Avianca 052, può ripetere? È Boston, ma non possiamo arrivarci. Non abbiamo carburante. Avianca 052. Atterrate all'aeroporto Kennedy. Rotta 040, velocità 180 nodi. Quando finalmente il controllore diede loro una rotta e li fece scendere di quota, in cabina i piloti dissero che finalmente li avrebbero fatti atterrare. Posso mandarti altri 4 aerei? No, sono già pieno. Ho già 4 aerei in attesa e non posso darti una stima dei tempi. È un massacro. Avianca 052 può attendere solo 5 minuti. Lo prendi o lo mando all'aeroporto alternativo? Qual è la sua velocità? Non sono sicuro, ora controllo. Fallo andare a 180 nodi. Come? Fallo andare a 180 nodi e lo prendo. Ne avete tanti lì? Sì, siamo pieni. È un buon allenamento. Passando le consegne, un controllore non ha detto all'altro che l'aereo ha pochissimo carburante.
Il controllore non ne fu informato, quindi disse ai piloti dell'Avianca di procedere verso l'aeroporto Kennedy e di rimanere in attesa. A quel punto i piloti non ebbero altra alternativa che procedere verso l'aeroporto Kennedy. Scendete a quota 2000 metri. Scendiamo a 2000 metri. Avianca 052. Avianca 052, avete venti di taglio a 400 metri. Rotta 090. Rotta 090. Avianca 052. I piloti furono informati degli sbalzi di vento ad alta quota, ma non di quelli a 150 metri. Dopo essere rimasti in attesa per un'ora e 17 minuti, i piloti pensano che i controllori siano a conoscenza dei loro problemi di carburante e che stiano dando loro massima priorità. Gli assistenti di volo e i passeggeri non sanno che l'aereo sta per esaurire il carburante. La procedura in caso di riattaccata prevede... I piloti discutono la procedura in caso di riattaccata, cioè quello che devono fare in caso manchino l'atterraggio e debbano fare un secondo tentativo. È una procedura standard. Evitare accelerazioni rapide e tenere basso il muso. Tenere cosa? Tenere basso il muso. Se il comandante alza troppo bruscamente il muso per riprendere quota dopo un mancato atterraggio, il carburante andrà tutto in fondo ai serbatoi e non arriverà più ai motori. Se non arriva abbastanza carburante dai serbatoi e uno dei motori si spegne, bisogna abbassare subito il muso. Procediamo verso l'aeroporto. Siamo a 40 chilometri. Bene. Stasera mangeremo hamburger. Avianca, scendete a 900 metri. Scendiamo a 900 metri. 900 metri. Ci stanno guidando giù. Quando ci fanno scendere? Abbiamo la priorità. Contattate la torre di controllo, frequenza 119.1. Ora l'aereo viene preso in consegna da un controllore che è quasi alla fine del turno. Avianca 052, atterrate sulla pista 22. Siete terzi in coda, 15 km dalla pista. Avianca 052, ricevuto. Abbasso il carrello? È troppo presto. Se abbassiamo il carrello, dobbiamo alzare il muso. Hanno talmente poco carburante che non possono abbassare il carrello, perché questo aumenterebbe la resistenza dell'aria e li costringerebbe a dare più potenza ai motori. Ero felice che finalmente l'aereo stesse atterrando. Avianca, qual è la vostra velocità? Velocità 140 nodi. Aumentate la velocità di 10 nodi. 10 nodi? Aumentiamo di 10 nodi. Aumentate la velocità. Altri 10 nodi. Parla più forte, non sento. Abbassa il carrello. Carrello giù. Vento. Da 190 gradi a 20 nodi, autorizzati ad atterrare. Ricevuto, autorizzati ad atterrare. Com'è il vento? 190 gradi e 20 nodi. I piloti sanno di avere a disposizione un solo tentativo per atterrare e portare in salvo i 149 passeggeri. Qual è la vostra velocità? 145 nodi. Possiamo atterrare? Sì, possiamo atterrare. Pronti? Flap a 50. Controlli completati. Era essenziale che l'aereo atterrasse al primo tentativo. Nella registrazione si sente che il comandante era preoccupato per il carburante e urlava contro il copilota mentre regolava i flap e gli altri parametri. L'ingegnere di volo doveva dire che avevamo un solo tentativo a disposizione, ma non lo fece. Flap a 50. Flap a 50. Pronti per l'atterraggio. Abbassare il carrello. Siamo un po' bassi. Quota 300 metri.
Siamo ancora troppo bassi. Carrello abbassato. Bene. Vento da sinistra, 190 gradi e 20 nodi. Siamo bassi. L'aereo ha 10 minuti di carburante ed è a 4 km dalla pista quando un improvviso e violento sbalzo di vento rallenta la discesa. Prima avevano il vento contro a 60 nodi, ma quando scesero a 150 metri, il vento era a 20 nodi. Una variazione notevole, 40 nodi in 300 metri di altitudine. Vento di taglio. Il vento cambia direzione e spinge l'aereo verso il basso. Piano di planata. Rateo di discesa 150 metri. Il comandante non vede la pista per via delle nuvole basse e della nebbia. Luci! Dov'è la pista? Non la vedo, non la vedo. L'aereo è troppo basso rispetto al piano di planata. Piano di planata. Rateo di discesa 150 metri. A 4 km dalla pista l'aereo viene investito da una raffica di vento. Il comandante deve dare massima potenza ai motori consumando altro carburante. Alza il carrello. L'aereo era a 60 metri di quota, a 4 km dalla pista. Era troppo basso. Rischiò di schiantarsi prima della pista. Dopo aver mancato l'atterraggio, erano davvero nei guai. Digli che dobbiamo rientrare subito. Abbiamo mancato l'atterraggio. Avianca 052. L'aereo riprese quota molto bruscamente. Non sono riuscito a vedere la pista. Neanche io. Nemmeno io. Avianca 052. State virando a sinistra? Digli che è un'emergenza. 600 metri. Rotta 180. Dobbiamo tentare ancora. Non abbiamo carburante. Va bene. Che ha detto? Gli ho detto che riproviamo ad atterrare. Digli che è un'emergenza. Gliel'ho già detto. Il controllore della torre passa di nuovo l'aereo al controllore di avvicinamento. Devono ricominciare da capo. Contattate l'avvicinamento. Avvicinamento, qui Avianca 052. Abbiamo mancato l'atterraggio e siamo a 600 metri. Flap a 14. Avianca 052. Portatevi a 900 metri. Digli che siamo a secco. Quota 900 metri. Non abbiamo carburante. Rotta 080. Gli hai detto che non abbiamo carburante? Sì, saliamo a 900 metri e ci riporta sulla pista. Dovettero girare di nuovo intorno all'aeroporto, in una zona piena di altri aerei in attesa. Avianca 052. Portatevi 24 km a nord-est. Ce la fate col carburante? Che ha detto? È arrabbiato. Credo di sì. Grazie. Non dissero di aver finito il carburante. Lasciarono che il controllore li portasse lontano, a 24 km dalla pista. L'aereo viene guidato in un lungo sentiero di avvicinamento. Sta consumando le ultime gocce di carburante in attesa di una nuova autorizzazione ad atterrare. Il controllore mandò l'aereo su Long Island a una distanza di 15 o 20 minuti di volo. Ci ha autorizzato? Possiamo atterrare? Avianca 052. Avianca 052. Affermativo, virate a sinistra e portatevi a 900 metri. Negativo, non abbiamo carburante. Allora mantenete la rotta 310. Flap a 14. Siete i secondi in coda. Devo darvi spazio per facilitarvi l'atterraggio. Va bene. Ora facciamo rotta 360. Avianca 052, rotta 330. Le luci si spengono perché i motori non hanno più carburante.
Rotta 330, Avianca 052. Quando il carburante finisce, una spia gialla segnala che il serbatoio è vuoto. Motore spento! Il motore numero 4! Si è spento? Anche il motore numero 3! Dov'è la pista? I passeggeri sentono il rumore dei motori che si spengono. Quando i motori si spensero, guardai la signora seduta accanto a me e le chiesi di darmi la mano. Cercai di accettare l'idea che avrei potuto morire. Avianca 052, abbiamo perso due motori, dateci la priorità. Avianca 052. Rotta 250, seguite il localizzatore. Ricevuto. ILS. Avianca 052. Siete a 24 km, restate a 600 metri finché non captate il localizzatore. Pista 22. Ricevuto. Hai regolato l'ILS? Sì. Se i motori sono spenti, i generatori perdono potenza e l'aereo non ha più corrente elettrica. La gente gridava, piangeva e c'era questo rumore terribile del vento contro la fusoliera mentre l'aereo precipitava. Il contatto radar con la Bianca. Sarà colpa del tempo. Ma hanno perso un motore. Non so perché. Non è più in contatto con noi. È a 24 km. Perfetto. Clipper 018, rotta 180. 6 ore e mezzo dopo il decollo, il volo Avianca 052 è disperso nell'area di New York. Pronto? Chiamo da Cobneck. È caduto un aereo. Proprio davanti alla mia casa. Quando mi svegliai, mi toccai la testa e vidi che sanguinavo. Capii che ci eravamo schiantati. Avevo le gambe rotte ed ero pieno di sangue. Il sedile dove stava mia figlia era stato distrutto da alcuni frammenti dell'ala. Trovai mia figlia Daniela in mezzo alle lamiere contorte. La presi in braccio. Era piena di sangue. Bagnata in sangue. L'aereo si è schiantato a Long Island, a meno di 28 km dall'aeroporto Kennedy. Il paramedico Bob O'Brien sente le urla dei sopravvissuti mentre si avvicina al luogo dell'impatto. Sentii le voci dei passeggeri che urlavano. L'aereo si era schiantato contro una collina e si era fermato subito. I testimoni raccontano che l'aereo è caduto dal cielo in uno strano silenzio. L'aereo non si è incendiato. Questo facilita il lavoro degli investigatori. Prima dello schianto, alcuni testimoni hanno visto dei fulmini. I controllori dicono che non hanno abbastanza personale e le condizioni del tempo... Si continua ad estrarre le vittime dall'aereo. Lo primero che mi accuerdo è... Quando aprì gli occhi vidi un prete che pregava inginocchiato vicino a me e vidi gli elicotteri che volavano sopra di noi. La mia gamba! Mi arrampicai sulla fusoliera. Vidi una maniglia con su scritto «Tirare in caso di emergenza». La tirai e sentii un sibilo. Il portello si aprì di 10 centimetri. Riuscii a forzarlo.
e vidi i passeggeri ancora legati ai sedili. Nell'impatto con il suolo, la cabina di pilotaggio si è staccata dal resto della fusoliera ed è stata scaraventata a 30 metri di distanza. Vidi alcuni cavi e uno squarcio nella fusoliera vicino ad alcune persone che avevano perso conoscenza. Ero bloccato perché sopra di me c'era il corpo di un uomo. Mi aggrappai ai cavi e strisciai in direzione dell'ala. Cominciai a urlare e a chiedere aiuto. Quando videro che ero ancora vivo, mi tolsero quell'uomo di dosso e mi fecero uscire. In quel momento, un pompiere si arrampicò sull'ala e mi vide. Poi mi tirarono fuori dall'aereo. Vengono mobilitate 37 squadre di pompieri da tutta la regione. È la più grande operazione di soccorso nell'area di New York prima dell'11 settembre. C'era una ragazzina che gridava: "Mamma, mamma!" Non potrò mai dimenticare. Quando vidi sua madre, vidi quello che stava guardando quella bambina. Era una scena orribile anche per me, che lavoro sempre a contatto con i feriti. Vidi che mia figlia stava morendo. Mi misi a urlare: "Aiutatemi, ho due bambine, vi prego!" L'aereo è caduto nella zona di Cove Neck, vicino a casa del padre del tennista John McEnroe. I medici prestano i primi soccorsi alle vittime nel suo giardino. Il mattino dopo, 85 superstiti vengono estratti dai resti dell'aereo. L'unica componente dell'equipaggio a sopravvivere è un hostess. Degli 11 bambini che erano a bordo, ne muore solo uno. Mentre cerca altri sopravvissuti nell'aereo, Bob O'Brien vede gli investigatori impegnati a estrarre le scatole nere. Afferrai la maniglia, tirai fuori una scatola nera e gliela consegnai. Mentre continuano le operazioni di soccorso, comincia l'inchiesta. A condurla è Barry Trotter, del NTSB, l'ente per la sicurezza nei trasporti. Trotter è un ex pilota di linea, diventato investigatore dopo aver perso un braccio in un incidente in moto. Stranamente, l'aereo era in buone condizioni. La struttura aveva tenuto. Ne fummo sorpresi. Gli investigatori, ancora ignari dei dettagli del volo, trovano un indizio importante. Notammo che al momento dell'impatto le turbine erano ferme, quindi i motori erano spenti. E quello fu il primo indizio. Gli investigatori notano che c'era pochissimo carburante nei serbatoi. Questo spiega perché i motori si spensero. Ora bisogna chiarire di chi è la colpa. Nei boschi di Cove Neck, una cittadina vicino a New York, vengono rimossi i rottami del volo Avianca 052. Ma una domanda rimane senza risposta. Di chi è la colpa se l'aereo è rimasto senza carburante, causando la morte di 72 persone? La risposta vale milioni di dollari e avrà serie conseguenze per molte persone. A Washington, nei laboratori dell'ente per la sicurezza nei trasporti, gli investigatori cercano di recuperare i dati delle scatole nere.
I più importanti sono quelli del Flight Data Recorder, che registra i principali parametri di navigazione, come la velocità e la rotta. Recuperammo il Flight Data Recorder e lo portammo a Washington. Lo aprimmo e vedemmo che era stato manomesso. Qualcuno aveva messo dello scotch sulla bobina, in modo che non potesse girare e non registrasse nulla. Si cerca di recuperare almeno i dati del voice recorder, che registra i dialoghi in cabina di pilotaggio. Contiene i dialoghi fra i piloti e le comunicazioni radio avvenuti negli ultimi 40 minuti di volo. Pronti? Controlli completati. Siamo troppo bassi. Nelle registrazioni appare evidente che il comandante non capiva le comunicazioni radio, che erano in inglese. Vogliono dare la colpa al pilota, ma le sue decisioni sono state influenzate da una situazione creata dai vari controllori nel corso del volo. Il comandante chiese al copilota per 9 volte di chiarire il significato delle comunicazioni via radio. Digli che è un'emergenza! Il pilota non rimase intenzionalmente senza carburante. La responsabilità è dei controllori di volo. Nella registrazione si sente che i piloti sono ansiosi di atterrare in una situazione di scarsa visibilità con forti raffiche di vento. Il comandante ebbe difficoltà a mantenere l'aereo in linea a causa dei venti di taglio. Non vide la pista e mancò l'atterraggio. Quello fu il momento decisivo. I piloti furono informati solamente dei venti di taglio a 450 metri, ma non di quelli a bassa quota, a 90 metri. I controllori non li avvertirono. Vento di taglio! I piloti furono colti di sorpresa. Mentre erano a 150 metri e stavano rallentando, una raffica di vento li investì, spingendoli verso il basso. L'aereo rischiò di schiantarsi a 4 km dalla pista. Per la mancanza di carburante, l'aereo non si è incendiato. Questo ha salvato i sopravvissuti da una morte certa. Se l'aereo fosse caduto su un terreno piatto, la fusoliera non si sarebbe rotta. E visto che non poteva prendere fuoco, quasi tutti i passeggeri si sarebbero salvati. Durante le udienze dell'inchiesta, i controllori si giustificano sostenendo che i piloti non hanno mai usato la parola emergenza, ma solo la parola priorità per comunicare la loro situazione. Secondo il governo, i piloti non dichiararono l'emergenza, quindi nessuno sapeva che avevano un problema. Ma dicendo che non avevano carburante per raggiungere l'aeroporto alternativo, era chiaro che c'era un'emergenza. Negativo, siamo senza carburante. Abbiamo perso 2 motori. Dateci la priorità. Il senso di una richiesta di priorità è molto chiaro. Per noi in spagnolo la parola priorità significa. In spagnolo, il significato della parola priorità è aiuto, ho bisogno di assistenza. Non so se in altre lingue significa che si può aspettare. Avianca 052 può attendere solo 5 minuti. Lo prendi o lo mando all'aeroporto alternativo? Qual è la sua velocità? Non sono sicuro, ora controllo. Secondo gli investigatori, i controllori non hanno responsabilità, date le informazioni che ricevettero dai piloti. Molti passeggeri si indignano e considerano ingiusto il verdetto. I controllori vengono assolti. L'Avianca fa causa alla FAA, l'ente federale per l'aviazione, da cui dipendono i controllori.
sostenendo che avrebbero dovuto fornire una maggiore assistenza. Con un accordo extragiudiziale, la FAA accetta di pagare il 40% del risarcimento di 200 milioni di dollari dovuto alle vittime. Riascoltando la registrazione delle comunicazioni tra i piloti e i vari controllori che presero in consegna il volo, ci si rende conto che ci sono almeno 20 momenti in cui si sarebbe potuto evitare questo incidente. Tra gli 86 sopravvissuti estratti dai rottami dell'aereo ci sono le due figlie dei Montoya. Daniela, la bambina coperta di sangue, è ora una ragazza sana e forte che studia all'università. Il giorno prima del volo andammo alla chiesa della Vergine Maria, una chiesa molto importante di Medellín. Forse è stata la Vergine Maria a salvarci. Siamo convinti che sia stato un miracolo. Per molti sopravvissuti, comprendere i motivi per cui l'aereo è rimasto senza carburante è anche più difficile che guarire dalle ferite. Dovetti imparare di nuovo a camminare. È già difficile sopportare le ferite. Ma mi fa rabbia pensare che è caduto un aereo con 161 persone e quasi metà dei passeggeri sono morti a causa di una parola. Avianca 052 è in difficoltà. L'equipaggio è stremato. Sono sopra New York e hanno quasi esaurito il carburante. Possiamo atterrare? Sì, possiamo atterrare. Parla più forte, non sento. Stanno atterrando. Quest'incubo sta per finire. Carrello giù. Piano di planata. Ratio di discesa 150 metri. Il comandante cerca disperatamente la pista. Ma non la trova. Dov'è la pista? Non la vedo, non la vedo. Vengono investiti da una raffica di vento. Vento di taglio. Si stanno per schiantare. Alza il carrello. Non hanno più carburante. Non possono atterrare. L'aereo sta per cadere nei dintorni di New York. Come è potuto succedere? Neanche l'inchiesta chiarirà chi è il responsabile. South-southwest of Kennedy Airport, where the track brought up. Gennaio 1990. Un sistema di bassa pressione si avvicina alla costa nord-orientale degli Stati Uniti. Una grande perturbazione veniva verso est e si univa ad altre due, convergendo nell'area di New York e paralizzando il nord-est. È molto difficile atterrare con questo tempo. Bisogna cancellare o ritardare molti voli. Gli aeroporti si riempiranno di passeggeri infuriati. Nonostante le condizioni estreme, i responsabili del traffico aereo di Washington ordinano ai controllori di New York di far atterrare più aerei possibile.
Il trasporto aereo è una risorsa essenziale e non vogliono essere costretti a cancellare troppi voli. Il loro lavoro è questo. Le linee aeree devono portare la gente da un posto all'altro. I controllori sono pagati per dar loro una mano. Da Washington fanno pressione sui controllori di New York perché accettino più voli rispetto ai margini di sicurezza. Nonostante la tempesta, vogliono che facciano atterrare 33 aerei l'ora. È assurdo. Le condizioni meteorologiche sono disastrose. Non possiamo usare la pista 13. Ma solo la pista 22. A causa del vento. 33 aerei l'ora sono troppi. E invece potete farcela. Molti voli internazionali sono già in arrivo. Bisogna farli atterrare. E i voli internazionali? Li tenete in attesa? C'è un forte evento di taglio, quindi avremo molti atterraggi mancati. La situazione è critica. No. Ho detto 33 aerei l'ora. Questa era la situazione nelle prime ore del mattino, prima che l'aereo decollasse. C'erano tutte le condizioni perché ci fosse un incidente. Nelle ore successive la pista principale viene chiusa a causa della nebbia. Ora i controllori dell'aeroporto Kennedy non potranno far atterrare 33 aerei l'ora. In Colombia, 4.000 chilometri più a sud, è una bella giornata di sole. Tra i passeggeri del volo Avianca 052 per New York ci sono Miriam e Luis Montoya e le loro due bambine. Nestor Zarate sta tornando a New York da un viaggio di lavoro. Per telefono mi dissero di andare in aeroporto. Avrebbero fatto in modo di imbarcarmi sul volo diretto per New York. L'ingegnere di volo Mattias Moiano fa caricare altre 6 tonnellate di carburante. In tutto ne vengono imbarcate 36. Sono sufficienti per il viaggio e per altre 2 ore di volo. Avianca 052, siamo pronti al decollo sulla pista 11. Alle 3 del pomeriggio il volo parte da Medellin con il massimo carico di carburante imbarcabile. Con 158 persone a bordo, l'aereo fa rotta per gli Stati Uniti. A New York il tempo peggiora ancora, rendendo quasi impossibili le operazioni di volo. Mantenete la rotta 230 e rimanete su Cameron. I voli internazionali non possono tornare indietro e devono girare intorno all'aeroporto in attesa di atterrare. Forte vento di taglio a quota 500 metri. I controllori devono gestire un numero crescente di aerei che si affollano nei cieli di New York. Mi puoi dare una stima dei ritardi? No, non è possibile. Ci sono ritardi indefiniti per il tempo e per gli atterraggi mancati. Sono tutti in attesa. Non posso darti una stima esatta. Non c'è modo di determinare i ritardi. L'aeroporto Kennedy ha solo una pista aperta e gli aerei sono in coda per decollare o atterrare. In queste condizioni estreme ci sono molti atterraggi mancati, il che fa aumentare i ritardi. Sul volo 052 non hanno idea della situazione. I piloti non conoscono le condizioni del tempo su New York e su Boston, il loro aeroporto alternativo. È inconcepibile che dei piloti non sentano la necessità di informarsi sulle condizioni meteorologiche e sul loro aeroporto alternativo. Il volo 052 è nello spazio aereo di Norfolk, in Virginia. Volano da 4 ore e mancano solo 40 minuti per New York.
Il comandante è Laureano Caviedes, un pilota esperto che vola per la Avianca da 27 anni. Ma non parla inglese. Tutte le comunicazioni con i controllori di volo saranno gestite dal 28enne copilota Mauricio Klotz. Anche l'ingegnere di volo Mattias Moiano ha molta esperienza, ma vola sul Boeing 707 da soli 4 mesi. Erano piloti esperti e avevano già volato su New York per la Avianca. Conoscevano la rotta e tutte le procedure. Washington, qui Avianca 052, quota 11.000 metri. Avianca 052 è ricevuto. Virate a destra di 360 gradi. Ora vi do le istruzioni di attesa su Norfolk. Bene, viriamo di 360 gradi a Norfolk. Siete pronti a scrivere le istruzioni di attesa? Siamo pronti. Volate in circuito di attesa intorno a Norfolk. Rotta 174. Per i piloti cominciano i guai. Devono portarsi sull'Atlantico e volare in un circuito di attesa intorno a Norfolk.